L'archivio storico è la storia, come le nostre biblioteche, è la storia che viene ricordata dagli atti e dai carteggi e dalle carte. Questa è la cosa fondamentale per ricordare il sommo poeta, anche perché Mantova l'ha sempre ricordato nei secoli e soprattutto ha cercato in tutti i modi di evidenziare la sua presenza importante in città. In questo caso l'archivio storico ha proprio dedicato questa mostra nella quale si spiega da un punto di vista non solo documentale ma anche fotografico di qual è stata l'evoluzione, prima la proposta che avvenne nel 1877 di un monumento a Virgilio, dedicato a Virgilio, e la costruzione che oggi sappiamo essere in piazza Virgiliana, e poi anche le foto di questa costruzione che purtroppo è avvenuta dopo 50 anni, quindi anche allora c'erano tempi biblici per poter realizzare delle opere importanti per la città, ma comunque è importante anche ricordare come è avvenuta la costruzione e il fatto che la città stessa e i privati di allora hanno proposto alla città la istituzione e quindi la costruzione di questo monumento che, come sappiamo, è stato inaugurato nel 1927. L'archivio storico comunale conserva un'ampia e ricca documentazione sull'erezione del monumento di Virgilio, che inizia nel 1877 e finisce dopo 50 anni nel 1927. Una vicenda lunga e complessa che vede naturalmente di cui noi conserviamo un'ampissima documentazione sia sull'attività del comitato, sui luoghi che erano destinati, Piazza Virgiliana, ma anche Porta Pradella nella volontà dell'amministrazione. Abbiamo una ricchissima documentazione di cui abbiamo esposto molti esemplari della storia anche degli artisti che hanno collaborato, quindi il Secchi per primo, Quadrelli, Menozzi, nonché la direzione artistica di Luca Beltrami, quindi abbiamo ricostruito la storia del monumento, storia dei luoghi e storia delle persone che hanno contribuito alla sua realizzazione. La vicenda della scelta del luogo è una vicenda, come ho detto, molto complessa, viene praticamente risolta solo nel 1914 quando l'amministrazione accetta la scelta del comitato e viene acquisita l'area che allora era dell'anfiteatro virgiliano, che viene demolito nel 1919, e a questo punto comincia la grande attività che porterà a compimento in quel luogo il monumento. In una delle fotografie che abbiamo si vede ancora il lago, il monumento ha alle spalle il lago di mezzo, prima che questa ricca vegetazione e il giardino che Giuseppe Roda verrà a compiere dal 1927 darà l'assetto definitivo della piazza. L'assenza di Benito Mussolini è anche questa sottolineata dalla cronaca locale, manca sia Beltrami che Benito Mussolini il giorno dell'inaugurazione, il 21 aprile, ma ugualmente la città esulta e queste assenze sembrano che nulla tolgano alla gioia del popolo.